Gratuito patrocinio e istruzioni d'uso dalle istanze di ammissione alla liquidazione è stato il tema trattato nell'ambito di un incontro formativo organizzato dalla sezione catanzarese del Movimento Forense in collaborazione con l'Associazione Centro Studi Forensi Calabria. L'importanza del convegno è stata evidenziata dagli interventi di autorevoli relatori, i quali hanno disquisito sul gratuito patrocinio civile e penale. Queste riforme spesso che fa il legislatore sono un po' irrazionali, irragionevoli, ci sono molte lacune, quindi poi nella prassi applicativa si sono verificate delle criticità che hanno reso necessario appunto che si intervenisse su questo tema per consentire agli operatori del diritto, quindi agli avvocati e ai magistrati, di poter capire come muoversi anche all'esito della nuova normativa. Occasione di confronto tra gli operatori del diritto e quindi tra gli avvocati e i magistrati per appunto consentire e rendere chiare le modalità di attuazione dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato nella gestione e nell'approccio con questo istituto, che comunque dispone di risorse appunto pubbliche e statali per garantire comunque il diritto di difesa dei soggetti che non possono appunto accedere a una difesa ordinaria per il tramite dell'accesso a un difensore individuale per il tramite appunto del gratuito patrocinio. Qual è oggi una difficoltà alla quale si deve rispondere? Particolarmente, si diceva nel corso dell'incontro, la vicenda immigrati. Allora, la vicenda degli immigrati alla quale assistiamo oramai quotidianamente è un problema particolarmente sentito per quanto riguarda il Tribunale di Catanzaro, perché trattandosi di un tribunale distrettuale attrae a sé la competenza sulle domande di protezione internazionale avanzate da tutte queste persone. Queste persone richiedono costantemente di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. La necessità di dover gestire tutte queste pratiche può comportare talvolta anche ritardi nella definizione di altre pratiche di ammissione, o anche chiaramente incide anche sul carico di lavoro dei magistrati che devono provvedere per quanto riguarda appunto il Tribunale di Catanzaro.